Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, anzi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui su Titanfall 2 per il terzo episodio. Ci eravamo lasciati subito dopo aver ucciso Harry Kane e preso il suo casco per ascoltare appunto le comunicazioni nemiche, come possiamo vedere nel registro di Cooper. Pronti? Nell'abisso. Il Maggiore Anderson è andato di qua. Potrebbe essere una scorciatoia per il punto d'incontro. Dovremmo proseguire. Comandi pilota avviati. Stiamo attenti. Cos'è questo posto? Accesso ai file. Sconosciuto. Scorcio. Ci facciamo qui, BT. Dobbiamo attraversare questa struttura e raggiungere il maggiore Enderson. È la nostra unica speranza di sopravvivere. Continua. Kane non risponde. Il nostro pilota della milizia sta cercando di fare l'eroe. Deve essere diretto verso di te. Uccidili. Ricevuto. Passo e chiudo. Sì, aspetta, aspetta. Sembra che ci teme, BT. Aspetta. Ne dubito, la sua fazione, i predatori Apex, è uno dei gruppi di mercenari più pericolosi della frontiera. Sono criminali di guerra. No, questo. Ti roba tu. Ragazzi, stai bene? Ciao bello! È la mia fine! Sì. Sei gigante ma sei grosso e fermo! No! Ma fin da dove? Ridi che mamma ha fatto gli... Anzi, ridi che gli occhi si stanno facendo tua madre! Ecco, qua è un pochettino più difficile, ma io c'ho Giovanni! Oh, è Giovanni! Mamma mia! Mi ringrazio, guarda. Il montacarichi di questa piattaforma è una scorciatoia per la struttura. Cerca il pannello di controllo sull'ala. Sant'Antonio! Buona idea. Grazie, pilota. Montacarichi attivata. Che devo fare? Eccolo. Ok. Ah, devo tornare da BT. Attenzione. Attenzione. Titan non ho BT, BT, BT! Trasferimento del Titan a un uomo in casa. No, BT, BT! Localizzato una violazione, piattaforma di carico 13, passo e chiudo. Ricevuto, chi? K3 in arrivo, passo e chiudo. Pilota, non riesco a liberarmi. Cooper. Chi? Sole. No. 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 Ok ragazzi, approfitto di questo intervallo di tempo per dirvi che per un prossimo episodio voglio almeno 5 like. 5. Sono semplici, sono pochi da arrivare. Sono pochi di arrivare, vabbè. La sicurezza automatizzata di questo posto ha trovato un timeline. Vedo lavoro per noi. Oh, chi ti ha visto? Ma chi ti ha visto? Ma chi ti ha visto? BT, come ti raggiungo? Segui le condutture nei livelli inferiori. Attenzione, sto perdendo il conto. No, che cavolo. PC sparsa per tutta la struttura. Guardati le spalle. Le palle, mi devo guardare che cosa. Oh! Ah, là, gli occhi! Ecco perché puoi dannarla. Mamma mia. Slisk, qui è Ash. Ho un Titan di classe Vanguard. Cosa vuoi che ne faccia?
Quello che ti pare, distruggilo. Il suo pilota? Ce ne stiamo occupando. Questa stazione è stata creata per uccidere. Potrei anche ingaggiarmene se necessario. Ash, quel posto non è il tuo dannato parco giochi. Cioè, non ti pago per essere intelligente. Distruggi tutto se necessario. Passo in chiudo. Pilota, mi stanno portando giù lungo una catena di montagna. Ma sono down! No! No! Ok, ok. A culo! Completamente a culo, schiacciando tasti a caso! Poveretti. Ah no! Ok, non era. Il posto giusto! non era, che figura di merda, non era la cosa giusta da fare. Pilota, mi stanno portando giù lungo una catena sì, di montaggio. Sì, potrebbe sì, sì, no! Segui no! Muori, mamma mia. Ne usciremo vivi, Betty. Resisti, sto arrivando. Betty! La tua convinzione che ci riuniremo è incoraggiante. Questo ottimismo è tipico di un buon pilota. No, quei così no. Cioè io, no, tutto, ma che così fa. I bot, cioè, pure i robot. Quei così giocati no. No, via. Via! Pilota, tutto bene? So. Fortuna che ho, questo posto si capovolgerà. O ribalterà, viste le circostanze. Bene, posso controllare. Ti vedi, pilota. Anche io. Ammiro la tua perseveranza. Se solo la fanteria dei miei amici fosse così intelligente. C'è solo una via d'uscita. Che devo fare? In aria. Scenario nella cupola di simulazione attivato. Ripristino del terreno. Caricamento okay. Dello scenario 127 nella cupola di simulazione dinamica 314. In che senso? Ecco perché è una trappola. Vediamo quanto sei realmente in grado. Intelligente proprio. Ok, ma chi potrebbe, cioè, chi potrebbe spuntare consegna da... Consegna cavie della milizia. Cavie. Ah, è vero, addirittura cavie. Ah, ma sono i nostri amici. Ora abbiamo più probabilità di vittoria. Mantenete la calma, rimanete in formazione. Che ragazzi, meno male che siete voi. Caricamento dello scenario 127 completato. Iniziamo. Schieriamo gli Spectre. I robottini. Felicità proprio. Ragazzi. Mamma mia. Già sta muovendo. Sta accelerando. Grazie. Puoi dirlo forte. La tua frequenza cardiaca è superiore a 170 battiti al minuto. Se possibile dovresti trovare un posto per riposare. Sì, vado subito. Avvio programma di test del Reaper dell'IMC. Armi, ragazzi. Bella questa. Oh, non ha il culo. Benzo. Chi è che deve venire? Cos'è quel robo? Cos'è quel coso? Ehi! Trasmissione video pilota Titan del ristabilito. Sì, cosa sì? Mi fa paura. No, ma a me non mi colpia perché sono fragile. Ah, ma allora muore, ho detto io, no. Mamma mia. Un attimo. Da dove? Non mi colpia ancora, dai. Sta durando più a lungo del previsto. Dovresti essere già morto. Non muoio. K1, state subito rapporto alla cupola 314. Obiettivo, uccidere il pilota della milizia. L'avete capito?
capito? Porta è chiaro, andiamo alla cupola. Sta caccando sotto, sta caccando sotto. Aia, ragazzi, non di armi. Come procedere, passo. Dove? Dove? È vero, non l'ho chiuso. Ma che down, che mongoli. Sospetto a 20 metri. Vabbè. Che figata quella cosa. La fanteria degli IMC non ha la tua stessa determinazione. Che senso? Ricordi un'unità di contenimento del Bravo. Qui è Ash. Mi dispiace dover riferire che a causa di una violazione della sicurezza sono stata costretta a distruggere l'intero edificio. Alcuni potrebbero considerarla una decisione eccessiva. E lo è. Vi consiglio di evacuare immediatamente. Cioè, mi vogliono... Non so che cosa hai fatto, ma una serie di esplosioni ha indebolito il braccio manipolatore. Sono libero. Anti... Questo posto cade a pezzi, meglio andarsene. Non sei distante dalla mia posizione, guarda qua. Lo amo, mo ti entro dentro, tipo potenza. Ti entro dentro, è pericolosissimo, ti consiglio di entrare, pilota. Comando, mi trasferiti a pilota. Che figata. Dottore Fizio Bravo, faccio togliere le cariche dalla 50-80. Mamma mia. Scusa. Ah, fa male. Perché sembra che sono rientrato dentro la cupola? Non c'ho niente dentro. Leisk ha messo una gran bella taglia sulla tua testa. Vivo o morto, per me vale sempre qualcosa. Ciao bella. Adio. Mamma mia. Fa paura. Questo pilota deve imparare a stare al suo posto. Sì, sì, sì. Aia, questo ha fatto molto male. Inizia a dimostrare del talento, ma si vede che fai fatica. Oh. Ah. Che bello. Ok. Ah, ma che sconfitto. Non avresti dovuto farlo, pilota. Ciao bella. No, non è morta. Bene, un passo avanti verso la tua fine. Così. Che figata! Ma come l'ha uccisa? Ma come l'ha uccisa? Ok ragazzi, dopo aver visto la super kill, la fatality, diciamo, di BT da, per Ash, l'ha completamente schiacciata al muro, è stato bellissimo. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio, all'episodio 4, domani mattina. Allora di pranzo. Allora ragazzi, ciao. Sembra cringe rimango, però. Ciao.